Ciao. Pronto. Oh, ecco, finito di fare quello che sto facendo. Partiamo con l'intervista. Dai, come al solito parto io, ti introduco. Poi ci tiriamo su degli spunti interessanti perché questo scemo qui è proprio un caso interessantissimo. Poi lui mi ha scritto in via privata, per cui io l'ho ripubblicato. Lui ha messo anche il nome e il cognome. Penso uno così scemo ti dà anche il nome e il cognome. Dopo io per... Diciamo anche nel suo interesse, io l'ho nascosto il nome e il cognome, gli ho messo Onofrio, che come tu ben sai tutti i nomi con la O sono quei nomi che si prestano per essere usati come nomi di fantasia. Onofrio, Oronzo, Osvaldo, sai tutti questi nomi qua con la O, no? Allora dai, incomincio io. Salve ragazzi, buona giornata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata tratteremo un caso emblematico, un caso interessantissimo, come tantissimi altri casi che attanagliano il nostro sito web. Un cortese e cordiale nostro webbista, una persona che ci segue, anzi probabilmente una persona che non ci segue perché se ci avesse seguito non avrebbe mai fatto questo gesto inconsulto, scrive di aver conosciuto una avvenente ragazza russa in rete e di avergli mandato dei soldi. Praticamente questi sono delle casistiche che avvengono con moltissima frequenza. Io adesso vivendo all'estero non mi capacito come mai in Italia sia gente di questo tipo, a tal ovvero me lo posso immaginare un po' dovuto anche al fatto che in Italia i signori uomini, ovvero la metà dell'Italia e la parte maschile, è veramente con la canna del gas in bocca perché non riesce ad avere una vita sessuale normale, quindi vaneggia, ci va via di matto con la fantasia, non sta più nella pelle e incomincia ad immaginare delle situazioni veramente al di fuori della realtà e delle situazioni veramente poco credibili, eccetto che per queste persone che le vivono. Allora, noi abbiamo questo pellegrino che ha mandato ben 1300 euro a una ragazza probabilmente immaginaria, dall'altra parte sarà quasi sicuramente Misha, ci sarà Misha, che è un famosissimo scammer, è un bel pancione barbuto che sta attaccato in internet e cerca di turlupinare questi nostri connazionali inviando addirittura delle foto di ragazze che sono anche foto di ragazze famose come delle cantanti, foto che partecipano a dei concorsi di Miss Italia, di Miss Russia, Miss Mondo, Miss Universo e compagnia bella, per cui questa gente qui viene anche presa un po' per in giro. Viene presa in giro. Allora, Patrizio, do la parola a te, anche visto che anche te, esattamente come lo sono io, sei anche te un antropologo, hai fatto i tuoi studi in materia, come giustifichi questa persona? La puoi giustificare? Più di tanto no, posso, diciamo, conosco le situazioni perché venendo dalla zona ritenuta famosa come essere il centro del pellegrinismo, uno dei centri, Termine veramente se sì, l'Italia avesse la casa è uno dei centri del pellegrinismo, posso, diciamo, sicuramente riuscire a individuare di che tipo di soggetto parliamo. bene, il Questi. soggetto te lo dico io l'ho già individuato, è il classico soggetto che è in preda a raptus onanistici. Sì, a parte questo, il raptus onanistici, ma di solito che cosa succede? Che ci troviamo di fronte a una persona, diciamo, al di sopra di una certa età, che non ha vissuto il periodo del pellegrinismo giovanile in maniera serena, perché ricordiamo che essere pellegrino tra i 18 e i 25 anni è normale, tra i 25 e i 30 è in ritardo, sopra i 30 rappresenta patologia. Ricordiamoci che, insomma, addirittura, scusa se ti interrompo, quelli che lo rimangono fino a 50 anni perché non hanno avuto una vita sessuale normale, quelli lì, quando gli capita l'occasione, un miraggio, anche una cosa che non esiste, quelli lì perdono la tangente e vanno via di matto. esatto, perdono la tangente e non vanno, e vanno via di matto. Poi consideriamo pure che noi troviamo in Italia una serie di cinquantenni single, e che questi cinquantenni, 45enni, cinquantenni single, che magari non hanno vissuto una vita sessuale in maniera appropriata, si sono magari addirittura, molto spesso capita che non sono usciti nemmeno mai dalla propria città. Io conosco gente tipo nella mia città che lavorava dentro la fabbrica d'armi, lavorato dai per 32 anni, c'è 50 anni, si trova 300.000 euro in mano, una persona a posto, nel senso, magari in maniera Ma razionale. questo qui per 300.000 euro non è mai uscito fuori, ha vissuto con i suoi Sì, tutta la è vita. vissuto con i suoi per 32 anni, non è mai uscito in giro, non si è mai sposato, quindi suppongo anche che a livello di vita Ma questa privata. gente qui scusa, è normalissimo poi che se una scammer gli manda una foto dove si intravede ma non si vede niente, un capezzolino magari, questi qua gli mandano un sacco di soldi, è normalissimo, per cui è gente, è un po' come
come una bottiglia di champagne che tu la sbatti e non la sta più mai. Prima o poi quella bottiglia scoppia. Ricordiamo che questa gente presente a Frotten nella scintola del Pellegrino, ricordiamo che, come ti posso dire, se tu mandi a una persona della scintola della Spugna una foto con delle bottiglie d'alcolico molto molto pesante e dentro poi magari potrebbe esserci dei rifiuti chimici, e queste persone impazziscono. Così dall'altra parte, perché per loro è una cosa speciale, dall'altra parte invece, come la fregna, la brogna, come dice il nostro conoscente, incominciano a vedere un capezzolino, oppure nei casi migliori potrebbe essere la giovane badante a rivista, nei casi peggiori proprio la scammer, e questi non capiscono più niente. Ma allora questo Pellegrino qui, lui ci scrive praticamente, ha mandato dei soldi a una ragazza di Medvedevo, ha mandato esattamente 1300 euro a una certa Anastasia Timagina, cioè il nome mi ricorda il Tamagotchi, ma questo qui alla fin fine cosa pensava? Manda i soldi, compra la ragazza via internet come sul postal market e ti arriva nel letto, ti si infila nel letto a casa, perché la Russia come famosa, le donne, tu gli mandi i soldi, ti arrivano. Cosa dovrà fare questa ragazza? Dovrà arrivare in Italia perché lui gli ha mandato i soldi. Il reato chi è che lo sta compiendo? Lui o la scammer? Lui, perché lui sta compiendo induzione alla prostituzione. E anche adescamento. E anche adescamento, sì. Cioè il reato, la scammer, diciamo, gli ha chiesto dei soldi, però non gli ha parlato anche di restituire le cose. Però lui, diciamo, la scammer non gli ha puntato la pistola in testa per mandare i soldi. E lui poteva, diciamo, benissimo rispondere no. La scammer può anche dire: ma io non ti volevo imbrogliare, io sarei anche venuto in Italia, poi ha scoperto il mio ragazzo che ci scrivevamo, che andavo con te, che tu mi mandavi i soldi per andare da te a infilarmi nel tuo letto. Il mio ragazzo russo ha detto che allora io sono una mignota, ma riempito di botte, e a questo punto io non me la sento più di venire, grazie per il regalo. Sì, c'è un contratto che lui manda i soldi e lei si prostituisce, giusto? Sì, non c'è, ma poi sarebbe chiaro adescamento, che è chiaro che sia in incitamento, dico, alla prostituzione, insomma, perché cioè alla fine tu gli mandi i soldi, tu hai parlato, prima di tutto lei ha parlato di Terteri, poi per dite ha parlato, insomma, qualcosa, insomma, no. Quindi questa persona pensava di comprarsene tipo la postal market, ma cioè anche, diciamo, la ragazza che tende più a farsi comprare, diciamo, un contatto fisico almeno visivo lo vuole avere, anche perché dall'altro lato ci potrebbe essere anche il vecchio bavoso, il porco. Sì, vuole, nel senso vero, anche la ragazza che è più disponibile a farsi comprare, io almeno parlo dell'esperienza mia, nel senso, in gioventù, parliamoci chiaro, siamo italiani, in gioventù tutti abbiamo fatto un po', ci abbiamo avuto quel momento di testosterone alto, abbiamo fatto i pellegrini, e quando sono andato a Kiev, personalmente parlando, quelle che si volevano far comprare, le aspettavi, insomma, alla stazione dell'autobus, vedevi quella che veniva dalla provincia, gli offrivi un caffè, ci parlavi 5 minuti, lei ti vedeva negli occhi, in faccia, poi a un certo punto gli dicevi: senti, tu... Diciamo, scoccava la scintilla, sì, però certo questo non può avvenire in Italia, il fatto che tutto questo in Italia non può avvenire, e nemmeno possono avvenire anche situazioni analoghe a livello molto più basso, non è spontanea mai la cosa in Italia. In Italia proprio è un convento di clausura, fa sì che questi pellegrini a un certo punto scoppiano, loro vivono al di fuori della realtà, loro non sono più con i piedi per terra. Questa gente qui è come Willy il coyote sul precipizio. Sì, infatti, non si rende conto minimamente della situazione, non si rende conto che comunque anche la ragazza che si può far poi comprare, comunque un rapporto di tipo visivo, ce lo vuole vedere chi è di fronte. Ma poi la ragazza, noi sappiamo benissimo che dall'altra parte mica c'è la ragazza, c'è Misha dall'altra parte. Sì, ci potrebbe essere Misha, chi per lui, insomma, non è detto che sia quello famoso, potrebbe benissimo esserci anche il ragazzino dei 16 anni che c'ha bisogno dei soldi, che gli hanno detto che in Italia ci stanno quelli che per la figa ti regalano i soldi, ci potrebbe essere la disperata che non fa abbastanza soldi, magari farà la prostituzione, cioè tutta una serie di figure che, insomma, possiamo trovare. Misha, diciamo, anche quasi una figura di tipo mitologico, che rappresenta tutta questa tipo di figure che noi possiamo trovare in terra russa, dal ragazzino dei 16 anni che si vuole arricchire, il proprietario, anche, diciamo, quello che magari ha bisogno, dico, dove li prendi i soldi? Un russo che ha bisogno di soldi, la prima cosa che pensa è: vado su internet, gli mando una foto di una gnocca dove si intravede qualche cosa, tanto lui mi manda un po' di soldi e io intanto ci pago le rate della macchina, il mutuo e compagnia bella. Sì,
sì, esatto, c'è il reddito della macchina, il mutuo e compagnia bella. Anche perché io adesso una cosa che io rivelo ai nostri cortesi radioascoltatori, sono stato io negli anni 90 a diffondere l'informazione per essere russi, che in Italia non è come si vede nei film di Celentano, dove tutti vivono felici e contenti, c'è una vita sessuale e si relaziona con l'altro sesso in maniera normale. Io sono stato il primo a diffondere in Russia l'informazione che l'Italia è un paese di frustrati, dove la gente purtroppo è costretta a pratiche annose, veramente terribili, quale la pratica del onanismo. Quindi, avendo diffuso queste informazioni in Russia, la gente ha fatto uno più due, vuol dire va bene, questi qui io per adescare l'italiano cosa faccio? Per adescare l'italiano gli faccio vedere una foto dove si intravede una modella, una cantante famosa, una tennista russa e compagnia bella, il pellegrino mi manda i soldi perché si illude che la ragazza della foto poi arriva in Italia e gli si infila nel letto. Cioè, proprio cose astratte al di fuori della realtà che però comunque succedono. Chi l'avrebbe mai poi pensato che la cosa si tramutasse in questo modo qua? Non l'avrebbe mai pensato nessuno, perché veramente abbiamo raggiunto dei livelli dove nemmeno la fantasia è riuscita ad arrivare. Sì, infatti, perché diciamo è stato come il vaso di Pandora. C'è stata l'apertura di un portale, diciamo, che ha aperto lo spazio a tutti, diciamo, i demoni presenti dentro la testa italiana. Ma più che demoni, quelli lì c'hanno dentro i tarakani nella testa. Sì, diciamo, come se queste persone vanno, diciamo, utilizzando un gergo ecclesiastico, vanno un gergo psichiatrico, vanno rinchiuse. In gergo ecclesiastico si può dire che c'è bisogno dell'esorcismo, che Dell'esorcicio. sì, esatto, dell'esorcismo, che a fronte di due cose, dico, le tiene lontano questo demone che al principio ha la sola idea di figa, li fa impazzire. Ma zio Bob, ma allora io mi chiedo, io sono anni che perdo tempo in internet lanciando informazioni a tutti questi screanzati di non mandare soldi a UFO, di non mandare soldi che non a gente che non si conosce, di stare attenti perché internet è una trappola. L'internet non è né diverso, non è diverso dal mondo reale. Esiste nell'internet tutti gli scamotage e tutte le truffe, le trappole e compagnia belle che esistono nel mondo reale. Io e anche te nel forum siamo anni oramai che andiamo a diffondere questo genere di informazioni quando ancora la gente, nessuno conosceva il fenomeno delle scammer. Abbiamo passato anni ad avvertire pellegrini, c'è stata gente che addirittura dopo che li abbiamo avvertiti ci sono cascati due volte, e ancora arriva gente con questi casi qua al limite della realtà. Io a volte io penso anche che quelli che scrivono queste minchiate qui non sia nemmeno della gente reale, ma è gente che in maniera goliardica si inventa delle storie che non esistono, perché è impossibile che tutta sta gente qui manda i soldi a UFO a ragazze che nemmeno esistono, quando poi io o te o chi anche opera in Russia chiede magari per un servizio, gli chiede 5 euro magari per andare a prendere in aeroporto, o per un favore una carta gli chiede 5 euro a questa gente qui, fanno fatica a tirare fuori 5 euro per un servizio che esiste. Cioè, poi arriva gente che con una foto di una gnocca con una testa di fuori si fanno mandare migliaia di euro. Ma siamo veramente ai limiti dell'assurdo. Ma secondo me, per dire, la cosa è realistica, almeno da quello lì che vivo vedo io, nel senso, vedi per di persone che magari ti si mettono a discutere per te per i 3 euro, e poi magari vedi, che ne so, che queste persone, e arriva magari il caso di questa persona della mia città che lavora in una fabbrica 300.000 euro in massa, tutti sanno che c'ha 300.000 euro, magari ti contatta te, ti chiede, perché sei della stessa città, per far venire la ragazza, che si mette a trattare, insomma, sui 3 euro, nemmeno di su 100, ma proprio sui 3, e ci vuole, dice, lo sconto, ma qui la cosa per i 3. E poi dopo tu sai che questo c'ha tutti sti soldi, ti dici, ma che cazzo di pezzente, cioè sti soldi non spendi in cazzo da una vita, poi dopo se quella a forza di lavoretti ti spedisce, te rincredinisce, insomma, dopo non venire a chiedere, a piangere, dice, ma ci abbiamo, dice, t'ho fatto, dice, ci ha mal incredinito. E che cazzo, dice, insomma, dice.
Ma cosa dici dell'effetto testosterone con questa gente? Io secondo me c'è qualcosa che in qualche modo queste persone posso supporre che abbiano, diciamo, degli squilibri ormonali, perché diciamo che con l'età il classico ciclo cosa porta? Ci porta che dopo i 16 anni fino ai 25 c'è un aumento continuo e ripetuto del testosterone fino all'età di 25, dopo l'età di 25 il testosterone scende come comincia a scendere prima. Ma scende, si è trovato la valvola di sfogo, se no quello è lì che Sì, impazzisce. questi possono sentire, sì, perché si è trovata una valvola di sfogo, che ricordiamo che la valvola di sfogo, per farlo scendere, almeno personalmente parlando, anche delle persone stimate con alto testosterone, la valvola di sfogo comunque si tratta un giro medio di un 6 ragazze, diciamo, per farlo Diciamo, finire. avere una vita normale, uno che ha una vita normale non ha il Sì, problema della essere valvola di andati a sfogo. letto in tutta la propria vita con 6 ragazze, insomma, 6-7 ragazze, dico, ti permette, insomma, di avere, insomma, una discesa costante, controllata del Anche testosterone. una, diciamo, No, una non sarebbe tanto. già comunque un bel prendere per questa gente. Sì, per questa gente, sì, già se è arrivata una o due significa molto. Diciamo, andare oltre che guardare le copertine, le pagine del calendario Pirelli. Sì, andare oltre che guardare, che dargli, insomma, di mano per questa gente, insomma, è già per dire qualche cosa, insomma, Allora, secondo te la terapia per questa gente qui, che cos'è? Come la possiamo imbastire una terapia? L'elettroshock, fare della catechesi. Catechesi abbiamo visto che non serve a niente perché noi stiamo professando a questi pellegrini qui la verità ormai da anni, ma poi alla fine c'è sempre gente che ci carica. Come si possiamo farli guarire questa gente? Io direi, nel senso che, prima di tutto, nel senso, se entrano in contatto prima di prendere una decisione, qualunque, esiste sempre comunque la regola dei 3 giorni. La regola dei 3 giorni che cosa significa? Significa che in qualche modo in questi 3 giorni devi trovare un modo legittimo di sfogare, nel senso, quell'ormone che ti è schizzato. Tu mi dirai, in Italia come? Ma diciamo, può essere a mano, può essere Sfogarsi in qualche modo, diciamo, Sì, anche con gli sfogarsi in animali qualche all'interno. modo, entrare in contatto con altre persone, uscire, pensare, nel senso che se c'è anche questo desiderio di tipo ormonale, va tenuto l'ormone, va naturalmente in qualche modo va soppresso, e bisogna tornare a ragionare con la testa e non ragionare con le parti basse. Ma a questo punto io poi ho introdotto questo argomento anche poi per riallacciarmi alla tua campagna elettorale di cui io sono un fervido sostenitore. Io voglio ricordare a tutti i nostri cari amici che ci seguono da casa che Patrizio, qualora venisse eletto, lui proporrà al suo movimento e a voce in capitolo per farlo più gnocca per tutti. Esatto. Perché noi chiaramente, noi dei paesi dell'est, abbiamo anche la possibilità più o meno di aprire dei canali che andrebbero poi a alleviare le sofferenze di questi dannati in Italia. Si apre un canale diretto, uno con l'Ucraina, uno con la Lettonia possiamo dire che l'abbiamo già aperto, e uno con la Russia. Tre canali, su questi canali si fanno dei ponti aerei e si manda a fare degli stage, sotto forma poi l'inquadramento a questo momento ancora lo studio, e si mandano con questi ponti aerei dei carghi di gnocca per tutti. Esatto, diciamo tutto, nel senso, tutto il programma che io ho sottoposto, e anche, nel senso, per, diciamo, riuscire, diciamo, applicazione della legge tedesca sulla prostituzione, gnocca per tutti, incontri internazionali, io ha uno scopo ben preciso, Cioè, a per questo punto qui il ridurre il Movimento 5 Stelle, testosterone. mettendo la gnocca per tutti nel suo programma nazionale, e Beppe Grillo, so che ci ascolti, darete un cretino, più gnocca per tutti vorrebbe dire far schizzare il Movimento a oltre il 51% e avere piena autonomia e finalmente poter ricacciare a casa tutte quelle mummie, quei parruconi imbacuccati, tutta la vecchia nomenclatura della Seconda Repubblica. Tutti a casa, tutta gente che ha rubato, li rimane. Andiamo tutti a casa e finalmente il popolo italiano riprende la sua sovranità e sovranità.
soprattutto la propria dignità. Infatti, infatti, lo scopo è anche quello. Poi ricordiamo, insomma, che esiste, insomma, un'altra mia proposta importante, è stata quella di istituire per tutti quelli che sono anche i politici che hanno elevato la dignità e che hanno evitato anche tutto questo sfogo, diciamo, mancato sfogo di testosterone, perché ricordiamo che un colpevole del perdurarsi della situazione e del rincredimento in generale del popolo italiano in termini di testosterone è stato Berlusconi, che ha fatto mandare tutte queste immagini di donne nude, ricordiamo un drive-in, donne mezze nude, e poi a livello film di Celentano, dove si vedeva questi che trombavano, un'immagine irreale. È come far vedere nel Biafra fotografie di gente che si abbuffa, che mangia la cioccolata, che mangiano la porchetta. Sì, fai vedere, poi oltretutto questa persona appena assunto, nonostante fosse il primo pellegrino, il primo frequentatore abituale di prostitute, che cosa ha fatto? Nel senso, appena arrivato al potere, lui voleva, prima che uscisse fuori lo scandalo, voleva far portare in carcere per 7 giorni senza processo tutte le persone che ascoltavano trovate con, in macchina con una prostituta. Il che vorrebbe dire che se si parla di... Ovviamente tutto l'entourage di Berlusconi finiva in carcere per 7 giorni. Sì, infatti che cosa è successo? Appena è uscito fuori fu perché Berlusconi rischiava di finire in carcere per questa legge. Quindi che cosa è successo, insomma? Quindi addirittura rischiava di farsi una legge contro persona, ma addirittura avrebbe creato il casino, perché ricordiamo che l'Italia potenzialmente su 60 su 30 milioni di maschi c'è un, al netto di tutto c'è una percentuale possibile di 15-16 milioni potenziali, forse anche diciamo 18-20 milioni addirittura di potenziali frequentatori di prostitute a causa di questi problemi. Quindi che cosa significa? Facciamo un carcere speciale dove mettiamo? No. Allora, tutti i responsabili, siccome si parla sempre di energia alternativa, ricordo a tutti che se sostituiamo, se si mettono delle dinamo, delle biciclette, è possibile generare energia. Verrà, la mia proposta è sostituire al carcere per queste persone. Se si fanno delle centrali elettriche, questa gente viene condannata a remo e quindi verrà messa su delle biciclette munite di dinamo e produrranno della corrente elettrica. Io farò anche un software che nel caso in cui uno rallenta la pedalata sono 50-45 pedalate al secondo, se tu scendi sotto questa media track arriva la scossa, finita la scossa se tu non riprendi a pedalare normalmente, a quel punto lì il braccio meccanico mosso a pistoni idraulici dietro la schiena incomincerà a menarti con delle frustate terribili. Sì sì, esatto, visto che noi parliamo tanto di energia pulita, cosa c'è più per l'energia più pulita di questa? Aboliamo quindi le province diventeranno dei centri di condanna a remo, dove questi dannati verranno incatenati a delle biciclette e verranno costretti a pedalare per produrre energia elettrica. Quindi la vecchia nomenclatura, la vecchia classe politica ha due possibilità: uno, o restituire tutto quello che hanno rubato e andarsene pacificamente in esilio, però devono restituire tutto; due, scontare la condanna a remo e pagare, tornare indietro quello che hanno rubato sotto forma di energia elettrica. Poi dal punto di vista tecnico abbiamo anche la possibilità anche di produrre del gas, al posto di nutrire questa gente qui col pan bagnato e acqua di mare impucciato nell'acqua del mare, possiamo nutrire, facciamo un pan biscotto che al posto che essere fatto di frumento è fatto con la farina di fagioli, con la farina di legumi, così aumenta anche il potere aerofago dell'intestino, e intanto che pedalano gli verrà infilato un tubetto sonda nel deretano, così un po' alla volta produrranno anche il gas metano. Questo gas con dei tubetti verrà tutto convogliato in una centrale e pedalando, mangiando esclusivamente delle gallette, del pan biscotto impucciato nell'acqua, fatto con dei legumi andati a male, con farina di legumi andata male, questa gente qui produrrà anche del gas metano. Esatto. E ricordiamo che poi, fra l'altro, visto che ci sarà, nel senso, la riconversione anche di tutte le carceri in questo, e poi la sostituzione anche con la pena, a posto della pena in carcere, che ricordiamo per l'essere moderno il carcere è un deterrente solo per chi, nel senso, non compie, diciamo, reati, nel caso in cui tu compi reati ripetutamente come se stai a casa. Allora a questo punto
mondo, cambiamo e verrà e si sostituirà la pena del carcere la pena alla produzione di energia, e per produzione di energia e metano, e saranno persone messe lì, i turni saranno naturalmente su 24 ore, sarà concesso a queste persone di dormire solamente 6 ore e 22 ore si dovranno tenere a pedalare, a produrre energia. 18 ore, scusa, 6 ore. Sì, 6 ore, scusa, c'hai ragione. 18 ore a produrre energia tutti i santi giorni. Addirittura non devono proprio stancare, devono proprio staccare, insomma, così almeno. E poi dormono sulla bicicletta, si incatenano lì dentro. Sì, si incatenano lì dentro perché naturalmente questa è una pena, devono scaldare e poi diciamo anche diciamo per i micro reati verrà sottoposta come pena, se condannato un anno di produzione di energia elettrica. Visto poi io sarei anche dell'idea, sai che comunque l'Italia è un paese fatto di isole, queste isole necessitano obbligatoriamente di collegamenti navali, però le navi sono una cosa mostruosa dal punto di vista dell'impatto energetico, perché quelle lì consumano di brutto, proprio mangiano gasolio e kerosene e compagnia bella, ma in maniera industriale, quelle sono proprio inquinamento allo stato puro. Io proporrei anche di sostituire i traghetti a forza motore con dei traghetti a remo, mossi a forza di braccia. Sì, anche in questo caso, anche questa diciamo potrebbe essere anche un'altra idea, ma anche in questo caso, ma in realtà questa se idea... Se il traghetto è in ritardo di 5 minuti sul tabella di marcia, il capitano chiama nella stiva e giù sotto a forza con le frustate. Ta, ta, ya. Ma diciamo che anche in questo caso si può sfruttare anche in questo caso il carcerato in maniera, il nuovo condannato in maniera praticamente speciale, perché naturalmente tutti i suoi rifiuti, i solidi o liquidi, sono sarebbe possibile a utilizzarli per la produzione di metano e per oltre a questo dico creare diciamo un effetto che porti diciamo a scoppio, quindi con la sostituzione col motore a metano creato tramite i rifiuti del carcerato, noi diciamo avremmo un ritorno, una sostituzione con un motore molto più efficiente, quindi abbassiamo diciamo anche a livello di inquinamento, creiamo un sistema sicuramente migliore. Torniamo a questo punto al filone principale. Che messaggio, siamo in chiusura della puntata, che messaggio vuoi lanciare al nostro caro amico Onofrio? Al nostro caro amico Onofrio gli lancio un messaggio: ricordati che le donne non si comprano e che c'è sempre bisogno di un contatto visivo. Se ti serve non sta a credere alle mail o alle favole varie. Vai, dico, sul posto, incontra le persone sul posto, conosci le persone sul posto e non stati dietro a cose che non conosci sul posto. Oh, aspetta un attimo, guarda, il Onofrio ha anche scritto il numero della scamera. Adesso prova a chiamare, aspetta che vado a prendere il telefono un attimo, quindi la chiamo. Ecco qua, ho preso il telefono e vediamo 007 96 13 79 77 87. Dai, faccio qualche scherzo. Ecco, come non so se si è sentito, questo numero qua non è, comunque attualmente non è disponibile, sennò ci divertivamo anche un pochettino. Volevo far finta di fare la parte della polizia criminale italiana, ma non sarebbe servita a niente, perché comunque tutto quello che avviene in Russia è al di fuori della nostra giurisdizione, e anche nel caso in cui scattasse la denuncia, la polizia magari va a casa del truffatore tra virgolette, gli chiede cosa cavolo hai fatto, perché freghi i soldi all'italiano, qui dice ma io faccio fatica andare avanti, c'ho da pagare le rate della macchina, come devo fare a vivere, c'ho da pagare figli a carico, e mi sono fatto mandare i soldi dall'italiano. La polizia cosa vuoi che gli dici? Dice hai fatto bene, basta che non vengi a rubare, se gli italiani ti mandano i soldi, anzi già che te ne mandano, fatene mandare anche un po' anche per noi, che ne abbiamo bisogno anche noi, perché in Russia il ragionamento che fa la polizia se deve fare la denuncia è questo ragionamento qui. Magari se ti va bene vanno giusto a trovare l'interessato, e poi così devono fare l'interessato, niente. Sì, ma infatti. Allora ragazzi, buona serata, buona giornata a tutti, dipende poi anche dall'ora in cui ascoltate questo video. Noi in questo momento qui è quasi la mezzanotte, e arrivederci alla prossima. A te la parola, Patrizio, per il saluto di rito. Anch'io faccio un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima.